La Salernitana Champagne, che ha conquistato pochi mesi fa la promozione, si è rivista per un quarto d'ora nel primo tempo. Davvero troppo poco per superare l'Empoli, che esperienza in Serie A ne ha già fatta. Giusto il pareggio, anche perché l'ultimo episodio poteva dare il successo ai toscani, che hanno così compensato una ripresa eccessivamente improntata alla prudenza. D'altronde, ad inizio match, gli uomini di Sandreani avevano subito le ripartenze dei Granata e dopo il tentativo di Di Vaio, Breda aveva dato la svolta all'incontro. Molto possesso di palla per l'Empoli, pochi pericoli sotto la porta di Balli, ma nonostante ciò al 33esimo si apre la difesa salernitana e Lucenti non si fa sfuggire l'opportunità. Tutto da rifare e le due contendenti si concedono 10 minuti di calcio sbarazzino, molti capovolgimenti di fronte e pericoli per Balli e Mazzi, ecco la fiacca girata di Carparelli e il tiro deviato di Vannucchi. Nella ripresa l'Empoli se ne sta a lungo rintanato nella propria metà campo, ma la Salernitana non ha l'efficacia necessaria. Anche il debutto di Giampaolo non basta, anzi l'opportunità che capita al neoacquisto finisce direttamente in curva. La cosa più bella è il movimento con cui Di Vaio inganna il diretto controllore ed impegna Mazzi. Ci proverà ancora di testa il capocannoniere della passata stagione tra i cadetti, così come tenterà Giacomo Tedesco. Ma distanze ed equilibri tattici della Salernitana non sono ancora quelli dell'anno scorso. Un riferimento in aria come artistico si fa rimpiangere, così è l'Empoli che va a casa col rammarico per il colpaccio dell'ultimo secondo che Balli impedisce a Martuscello e compagni. E di qui a poco sentiremo le voci dei protagonisti, il servizio ci sta arrivando da Salerno, ma andiamo a vedere il pareggio del Napoli di ieri. Possiamo dire che al Napoli... che è mezzo pieno o mezzo vuoto? Io personalmente penso sempre positivo, bisogna trovare anche i lati positivi. Abbiamo mosso la classifica, abbiamo preso il primo punto, abbiamo fatto esordire degli altri giocatori. Secondo me abbiamo fatto una buona partita per 70 minuti, abbiamo creato diverse occasioni, sicuramente non siamo stati spumeggianti soprattutto verso la fine, quindi bisogna pigliarne atto di quello che è. Questa era una partita sicuramente importante. Un altro gol di Breda, molto bello, ma anche questa volta non basta. Beh, almeno stavolta è servito a guadagnare un punto, è servito a muovere la classifica. Oggi quello zero che ci pesava come un macigno sulle spalle. Prospettive? Prospettive di continuare a lavorare, cercare di migliorare, abbiamo ancora molto da fare, molto da sgobbare, però abbiamo anche degli ottimi margini di miglioramento. Per Giampaolo avrebbe potuto essere il Veni, Vidi, Vici, non è stato così? Sì, purtroppo non siamo riusciti a vincere questa partita, comunque sotto l'aspetto dell'impegno nel riuscire, diciamo così, a fare gol, la squadra si è dimostrata molto combattiva, per cui ci è mancato solo il risultato. Quindi una visione ottimistica del futuro? Ma io penso di sì, perché abbiamo creato diverse occasioni da gol,